Comunque stavo pensando a quanto sia difficile stare su TikTok negli ultimi periodi, perché molto spesso ci capitano video nostro malgrado che vediamo tutti i costi solamente perché sono con un sacco di visualizzazioni su Iper Te. E per le persone sensibili non è il massimo della vita, vi assicuro che poi sono una che ci rimugina ed è terribile. Non è come al telegiornale che magari non pubblicano tutto, quello che pubblicano lo censurano, eccetera. Cioè, qui e puoi scegliere di non vedere. Qui tu stai scrollando video di make-up, boom, ti ritrovi un video di una che cammina, saltella, felice, contenta, canta, balla con l'amica, la fidanzata, quello che fosse o era, non lo so, e di punto in bianco, boom. Ma che cavolo è successo? È uno scherzo, vai a leggere i commenti, riposa in pace. Cioè, ti sei vista la morte di una persona, non dico in diretta, ma non volendo, hai visto che moriva in quella maniera. Stessa cosa mi era successa con tutti i video dei ragazzi del Natisone ai quali ho continuato a pensare ininterrottamente. È vero, muoiono un sacco di persone ogni giorno, ma vederlo in questa maniera così spiattellata tramite social è davvero davvero brutto, secondo me. Soprattutto perché i social vengono utilizzati anche da ragazzini, da bambini, eccetera, che si stanno ancora formando. E vedere queste cose, secondo me, non è facile per una trentenne, figuriamoci per uno di 16 anni.